prima domanda è che sogno realizza questo percorso legislativo, poi parliamo del secondo tempo, diciamo, nelle prossime domande. Effettivamente i giornalisti poi non erano particolarmente appassionati, perché della frase sono emozionato e commosso dell'approvazione del terzo settore non vi è stata traccia il giorno dopo sui giornali, ma sono le regole del gioco. La vedo così, lo dico a Riccardo, lo dico a Edu, lo dico a tutti voi, salutando tutte le realtà, si dice autorità, ma nel terzo settore tutti sono autorità civili, militari e religiose, per utilizzare il cappello necessario a ogni introduzione del Presidente del Consiglio. Lo dico a tutti voi. Per me l'approvazione della legge delega sul terzo settore non risolve i veri nodi che sono al centro, perché lo avete spiegato molto bene nella tua domanda e nella tua introduzione. La partita si gioca adesso, paradossalmente. È un segnale di grande impatto, di grande forza, ci permette di giocare una partita diversa, ma inizia ora. Allora, perché io ho detto che sono emozionato e commosso? Per due elementi. Il primo è di natura personale, il secondo è di natura politica. Permettetemi di essere molto franco dal punto di vista personale. Al netto del piacere di essere qui, a rivedersi a Lucca dopo due anni e quindi di poter dire missione compiuta, io tutte le volte che vado al G7, al G20, mi faccio sempre la domanda: ma tu qui che ci stai a fare? Cioè, alla fine io sono comunque un boy scout di Rignano, più che, al di là di tutte le discussioni che vengono fatte, le polemiche, le riflessioni, le lobby, questa è casa mia. Sono pro tempore affidato al governo del paese, per qualcuno pro medio tempore, pro breve tempo, questo è secondario, ma il punto centrale è che io considero questa casa mia, perché quando leggevo Vita e pensavo agli obiettivi del millennio, alla lotta contro la povertà, non avrei mai immaginato che al G7 ci sarei andato io a sostenere quelle battaglie a nome dell'Italia. L'elemento dell'emozione e la commozione è esattamente questo. Casualmente, del tutto casualmente, vi giuro che non abbiamo organizzato niente, proprio la partecipazione al G7, che era fissata in contemporanea con l'approvazione della legge, è arrivata contestuale. E mi è come scorso un film davanti. Le prime discussioni che abbiamo fatto, Riccardo, ti ricordi che le abbiamo fatte a Milano, nella sede del tuo giornale? C'è qualche amico che non c'è più e che probabilmente Francone dall'alto in modo burbero magari ci giudica e ci guarda. Abbiamo discusso a lungo con molti di voi e poi alla fine questa cosa è arrivata. Allora, l'elemento personale è che per me la politica è una cosa molto seria, molto bella. Io sono per ridurre i politici, lo dico sempre, ma non per ridurre la politica. Per me la politica è davvero, come diceva San Tommaso e poi un altro che spero che prima o poi venga fatto santo, che si chiamava Giorgio La Pira, la forma più alta di carità organizzata. E proprio per questo l'idea che simbolicamente nel momento in cui andavo a rappresentare l'Italia al tavolo dei grandi potessi arrivare con una promessa mantenuta al mondo dal quale anch'io provengo era un elemento di grande emozione personale. Vi è però un elemento politico che è più importante di questo, perché, parliamoci cinicamente, questo primo intervento rientra nella categoria del chi se ne frega dal punto di vista delle persone. Sì, ok, siamo contenti per te che eri contento, ma andiamo alla sostanza. Permettimi, Riccardo, due minuti di un racconto di quella che io ritengo la realtà dell'Italia dei prossimi anni. Due anni fa, quando siamo arrivati qui, noi ci siamo presi l'impegno di fare la legge sul terzo settore, ma io credo che molti di voi ci guardassero con lo sguardo torto e torvo, perché avevamo fatto un elenco di promesse impressionanti. Io sono uscito dal Quirinale e ho detto: entro il mese di aprile presenteremo la proposta di riforma sulla legge elettorale, entro il mese di maggio, o forse al contrario, marzo-maggio, la proposta di riforma sul mercato del lavoro e sulla pubblica amministrazione, entro il mese di giugno, ora adesso i mesi di me, la riforma della giustizia.
In campo mettiamo anche la riforma costituzionale. La stragrande maggioranza delle persone che guardarono quella conferenza stampa probabilmente avrà pensato di trovarsi di fronte a un pazzo scatenato. Come potevamo mettere in fila quelle proposte di riforma che da anni il Parlamento non riusciva ad attuare? Attenzione, io non sto cercando qui la captatio benevolenze, fortunatamente a Lucca non si vota, va bene sindaco, quindi non c'è problemi, non siamo in fase di discussione elettorale. Prendo la realtà, perché poi molti di voi potranno dire a me queste riforme non piacciono, però è accaduta una cosa, che queste riforme sono state realizzate. E questo ci permette di togliere dal tavolo gli argomenti che hanno fatto grande o piccola la discussione politica degli ultimi 20 anni. Quando sono venuto qui nell'aprile del 2014, in tanti discutevano dell'articolo 18. Ora, se volete possiamo metterci qui a ragionare tra di noi dell'articolo 18. Per me il Jobs Act è una cosa che ha funzionato, per altri no. Ma il vero dato di fatto è che nessuno in Italia parla più di riforma del mercato del lavoro. Si parla di come creare posti di lavoro. La legge elettorale, che appassiona tanto i politici, è finalmente espressione di un voto parlamentare e non di una sentenza della Corte Costituzionale. La riforma della Costituzione su cui gli italiani a ottobre si pronunceranno è lì. 6 letture parlamentari c'è. Cosa voglio dirti, Riccardo? Abbiamo sparecchiato il tavolo dai problemi del passato, risolvendoli, secondo noi, affrontandoli in modo negativo secondo gli altri, ma il dato vero è che l'Italia può finalmente cominciare il futuro. E che cosa c'entra il terzo settore? Questo è il punto di visione che io vorrei lasciarvi e affidare alla vostra discussione più che alla mia o alla nostra. Poi sarà importante il lavoro di Edo, di tutti i parlamentari nella fase di redazione dei decreti legislativi. Ma il punto centrale qual è? Io la vedo così. Nei prossimi 20 anni succederà un cambiamento, avverrà un cambiamento epocale, superiore a quello che Internet ha prodotto negli ultimi 20 anni. La globalizzazione, l'interconnessione, l'innovazione spinta cambieranno faccia al modo di fare economia, impresa. La fabbrica 4.0, i robot e l'intelligenza artificiale, in Giappone siamo stati, non soltanto ci hanno portato nella macchina senza autista, ma ci hanno portato a vedere i modelli, ci hanno fatto discutere sui modelli in cui una parte dei giapponesi inizia a pensare alle proprie badanti fatte dal robot. Che è una cosa che se noi ci raccontiamo facciamo anche fatica a immaginare, ma per 1000 motivi, non ultimo il fatto che nella loro cultura l'intelligenza artificiale e la robotica è considerata in modo diverso dalla nostra, sono già di fatto e comunque nei prossimi mesi una realtà. Cosa voglio dirvi? Io credo che l'Italia abbia un futuro se riscopre i suoi valori. Che non vuol dire rinchiudersi sulla difensiva, che non vuol dire giocare col catenaccio, ma vuol dire avere la consapevolezza che se ci sono 4,9 milioni di volontari in Italia, questa è una ricchezza che vale di più di una percentuale di crescita del PIL. Che se c'è un tessuto di associazionismo che rende forte la coesione e il senso di comunità, questo aiuta di più un sindaco o un ministro a governare i propri territori. E che se vogliamo affrontare davvero la questione della periferia delle nostre città, ma anche talvolta della periferia della nostra vita quotidiana, lo puoi fare non con uno sguardo securitario e liberticida, o perlomeno non solo con uno sguardo securitario, mai ovviamente liberticida. Devi avere uno sguardo educativo e culturale allo stesso tempo. E finisco. Se mi dicessero qual è la cosa più importante che ha fatto l'Italia in questi ultimi 2 anni, qualcuno potrebbe dire niente, qualcuno potrebbe dire la riforma costituzionale, che è chiaramente la riforma più importante perché dà o non dà governabilità
e elimina gli inciuci. Qualcuno potrebbe dire il Jobs Act, qualcuno il terzo settore, qualcuno la legge sull'autismo, la legge sui diritti civili, che vede opinioni diverse ancora, la legge sul dopo di noi, che dovrà essere approvata, spero, entro la fine di questo mese, perché è un altro impegno importante. Vedo le mamme, i papà, perché sono a fare il Presidente del Consiglio, mi fanno dire papà, ma visto sono a Luca posso anche dire babbi, via, lasciamo stare. Queste leggi vanno avanti, ma se dovessi dire la mia, io direi che è stata la nostra posizione sulla battaglia europea, dove a un certo punto, dopo gli attentati di Parigi e Bruxelles, sono partiti tutti a urlare: blindiamo le frontiere, chiudiamoli fuori. Soltanto l'Italia ha alzato il ditino e ha chiesto: scusate, ma questi pericolosi killer e terroristi dove sono nati? Perché tu puoi anche costruire i muri. Finisce, come dice Calvino, che chi costruisce un muro finisce intrappolato. Il problema vero è che queste donne e uomini che hanno creato il terrore in Europa sono nati nelle periferie di Parigi, di Bruxelles. Il boia dell'ISIS, Jihadi John, ucciso dagli americani a novembre, era un ragazzo nato e cresciuto nelle scuole inglesi. È dentro la nostra periferia, la periferia europea, che si è smarrito il senso di comunità, che si è perso il senso della relazione, che si è totalmente dimenticato il senso del noi. Allora, la proposta italiana più importante di questi due anni, prima ancora delle riforme fatte, e sapete che io alle riforme tengo molto, non fosse altro perché hanno dato quella flessibilità economica che ci consente di abbassare le tasse, la riforma più importante, caro Riccardo, è stato dire un euro in sicurezza per un euro in cultura, un euro messo nella polizia in periferia, un euro messo per aprire una scuola, per riaprire un centro culturale. Vuoi mettere le telecamere? Viva Dio, servono. Sono fondamentali le telecamere, come pure i lampioni. Ma accanto alle telecamere e ai lampioni, dai anche un aiuto a riaprire un teatro, a fare una sperimentazione cinematografica magari con i nuovi mezzi tecnologici. Crea cultura di comunità. Se questo è vero, ho davvero chiuso, la riforma sul terzo settore non è il contentino dato ai volontari, perché già che eravamo a fare tutte le altre riforme, giù ci abbiamo messo anche questa. La legge sul terzo settore, con tutte le difficoltà della delega, che dovrà essere approfondita, rapida e efficiente, la novità del terzo settore è che noi stiamo dicendo che vogliamo un'Italia che assomigli al terzo settore, che abbia dei valori, che si svegli la mattina con positività, che non si rassegni al cinismo e alla paura, alla preoccupazione dell'altro, che sappia gustare la bellezza del confronto e del dialogo e che sappia anche essere giustamente critica e capace di stimolare e di spronare la classe politica e la classe dirigente. Noi vogliamo un'Italia che non consideri il terzo settore come quella roba lì che serve ai volontari per avere un po' di passare un po' del tempo, che già comunque sarebbe una cosa importante, ma che sappia ripensare se stessa, contribuendo a ripensare l'Europa su quel modello. Ecco perché l'emozione e la commozione. C'è un elemento personale, non lo nego, ma c'è anche, caro Riccardo, una visione, una strategia. Io spero che alla fine anche quelli che sono ostili, che hanno tutti i diritti di essere ostili, riconoscano che questa azione di governo ha una visione d'insieme. Nei primi due anni noi abbiamo dovuto mettere a posto le cose del passato. Ma le cose del passato non bastano. Non bastano. Da qui ai prossimi vent'anni i nostri figli vivranno in un mondo totalmente diverso da quello in cui stiamo vivendo noi. Totalmente diverso. Cosa resta? Restano i valori, resta il senso del noi, resta il senso di comunità, resta il senso di coesione, resta chi ha il coraggio di costruire legami e non di costruire muri. Questo è il motivo per cui io credo profondamente nella legge sul terzo settore. Grazie Matteo Renzi. Voglio solo, magari per Francone,
è Franco Bonprezzi, ecco, che lo ricorderei con un applauso. Tra l'altro, proprio il giorno dopo l'approvazione, suo fratello Marco Bonprezzi, mi ha scritto dicendo: mi sa che Franco dal cielo sarà felice di questa roba. E quindi, insomma, grazie di averlo ricordato. La seconda domanda, devo dire che Renzi, dal suo primo discorso al Parlamento, alla Camera, al Senato e sempre, l'ha ribadito adesso, continua a parlare e a sfidare su questo tema della sfida educativa e culturale. Lo fece esattamente 2 anni fa, qui il 12 aprile, quando, sorprendendoci, parlò di riforma del terzo settore, perché non ce l'aspettavamo, devo dire, ma l'hai lanciata dicendo: è una sfida, hai detto, ma voi siete pronti a essere motore della sfida educativa e culturale che questo Paese ha di fronte nei prossimi anni, il tema che hai ribadito adesso. Patriarca dice: forse il terzo settore, le discussioni, gli incontri, è abbastanza pronto, cioè faremo in modo, chi con l'informazione, chi con il lavoro parlamentare, Bobba che è la Madonna Pellegrina della riforma e che sta girando tutta l'Italia, si continuerà a lavorare su questo. Ma la domanda è anche: ma la macchina pubblica, l'amministrazione, lo Stato sarà pronto per, diciamo, mettere in atto una riforma che libera energie, che semplifica, è vero, c'è la riforma costituzionale a ottobre, però non so, forse anche lì bisogna inventarsi qualcosa, fare una scuola d'amministrazione pubblica, perché i cambiamenti li abbiamo di fronte come terzo settore, ma li ha di fronte anche la macchina pubblica nelle sue articolazioni anche territoriali. Non so rispondere a questa domanda. Lo dico con molta franchezza, non so, dipenderà da noi. Quello che è cruciale è che la pubblica amministrazione cambi, non c'è dubbio. Fatemelo dire, magari tra di voi anche ci sono donne e uomini che lavorano per la pubblica amministrazione, io ho incontrato una qualità in molti servitori dello Stato che è straordinaria. Quindi l'idea riduttiva, banale e superficiale di dire che nel pubblico non ci sono professionalità di livello è profondamente sbagliata e ingiusta. Ci sono straordinarie donne e uomini che lavorano servendo la cosa pubblica e servendo lo Stato. C'è un modello organizzativo e burocratico del Paese che tende a bloccare tutto. Questo è il problema. Che tende a dare delle garanzie di non commettere errori più che a far rischiare il cambiamento. La nostra organizzazione parlamentare, e qui c'è il tema della riforma costituzionale, burocratica, e qui c'è il tema della pubblica amministrazione, per molti aspetti anche dell'economia, e sarebbe interessante sfidare gli imprenditori, io lo farò con i giovani imprenditori tra qualche ora a Santa Margherita Ligure, l'ho fatto ieri con i commercianti, che mi contestavano del tutto legittimamente dal loro punto di vista sugli 80 euro. Io rivendico il fatto che ci debbano essere delle misure di giustizia sociale che partono innanzitutto dal ceto medio, e vado a dirlo, forse in modo un po' provocatorio, proprio là dove so che quelle misure non piacciono. Perché il punto chiave è che se vogliamo rimettere in moto l'Italia davvero, bisogna cambiare un po' tutti. Allora, anziché lisciarvi il pelo, caro Riccardo, caro Edo, cari tutti voi, anche voi dovete cambiare. La legge sul terzo settore è un grande incoraggiamento a che il terzo settore prenda consapevolezza di quello che è, ma anche consapevolezza di quello che dovrà essere. Di che ruolo potrà giocare? Ce lo siamo detti 2 anni fa, ce lo ripetiamo oggi. Noi dobbiamo modificare l'approccio. Una parte di questo approccio lo modifichiamo in modo semplice con le norme. Il 15 giugno c'è una norma, una serie di norme che vanno in votazione al governo in fase di ultima lettura sui decreti legislativi della legge sulla pubblica amministrazione. Ce n'è una alla quale io tengo molto, si chiama SCIA. Sostanzialmente è la possibilità di agevolare, di ridurre i procedimenti di via libera quando qualcuno ha da fare qualcosa.
Stiamo cambiando la conferenza dei servizi. Chi di voi conosce, perché ci è mai passato dalla conferenza dei servizi, si rende conto che modificare le regole del gioco di una conferenza dei servizi è una priorità assoluta. Stiamo cercando di modificare la struttura interna. Dobbiamo lavorare sulla scuola, tu hai ragione, sulla formazione. Dobbiamo dire che chi lavora nel pubblico non deve aver paura di essere valutato, perché ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi. E contemporaneamente dire che ci sono dei servitori dello Stato straordinari e anche qualcuno che fa il furbo. E quel qualcuno che fa il furbo nel pubblico deve sapere che noi lo mandiamo a casa. Perché se tu vai, timbri il cartellino e poi te ne vai a fare la spesa, non stai semplicemente rubando lo stipendio, stai rubando la speranza e il futuro, innanzitutto a quelli che lavorano con te. Allora, a fronte di queste misure che noi prendiamo, c'è però un nodo da sciogliere. E il nodo da sciogliere è la consapevolezza dell'Italia come paese del fatto che se vuol stare in equilibrio deve correre. È questo il senso profondo dell'invito al cambiamento che noi stiamo facendo. Il paese non lo cambia chi urla e contesta soltanto. Il paese non lo cambia chi urla e chi fischia, lo cambia chi rischia, non chi fischia. Lo cambia chi si mette in gioco, chi fa delle proposte, chi ha delle idee. Lo cambia chi la mattina, sapendo che può sbagliare, però ci prova. E in questo senso la cultura del fallimento va recuperata. Noi siamo stati in un paese in cui per anni se uno falliva non poteva più neanche votare. In America se un ragazzino prova a creare una start-up e fallisce, il giorno dopo la società di venture capital gli dà più volentieri i soldi, perché dall'errore, dal fallimento, in toscano stretto si potrebbe dire dalla boccata che ha battuto, ha imparato qualcosa. Allora, questa è anche la storia di questi 2 anni, Riccardo. Quante volte ci siamo scritti, Edo, quante volte ci siamo detti, però non si va avanti. Io avrei voluto tornare nel 2015 qui con la legge, non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta nemmeno per il Festival del Volontariato del 2016. Ci abbiamo messo un anno in più. Però ci abbiamo provato. Però c'erano 896 ragazzi che facevano servizio civile. Oggi sono 35.000 e vogliamo arrivare ai 100.000 di cui tu hai parlato. Erano 896 ragazzi. Oggi sono 35.000. È l'idea del passo dopo passo, del provare a mettersi in gioco, del cambiare un pezzettino alla volta. Certo. Chi dice che va tutto male può sempre giocarsi la carta dello scontento, ma lo scontento porta alla rassegnazione. Io sto girando l'Italia azienda per azienda, sono stato alla Sofidel qualche ora fa, sarò domani in alcune aziende in provincia di Caserta e poi in provincia di Reggio Emilia, perché voglio raccontare agli italiani e ai media che mi seguono che c'è un sacco di gente che la mattina, pur lamentandosi, le cose le manda avanti. E sono spesso fatte da realtà, da innovatori e anche da lavoratrici e lavoratori che ci credono, che sono innamorati dell'Italia e della possibilità che ha l'Italia di cambiare. Allora, rispetto alla domanda, sei sicuro che la pubblica amministrazione sarà in grado di cogliere tutto il valore del cambiamento del terzo settore? Non lo so. Non lo so. Sono sicuro che se voi farete quello che potete fare e che dovete fare, questa riforma produrrà degli effetti non nell'arco di 2 mesi, ma nell'arco di, partirà, spero, dai primi mesi, ma sprigionerà i propri effetti per 20 anni. Esattamente quegli anni in cui l'Italia sarà un bivio. Perché, e finisco su questo, c'è chi pensa che in questo disegno complicato economico che vi ho fatto l'Italia non abbia futuro. Sono i teorici del declino, sono i teorici del va tutto male. Qualcuno mi ha detto sono qui i teorici di Gino Bartali. No, perché Gino Bartali, c'è qualche autorità in materia in sala, diceva gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, da buon fiorentino. Ora voi avete,
non avete questa grazia di essere fiorentini, lucchesi. Si avvicina, prendo una bordata di fischi anche qui sul Firenze-Lucca, ma quando Gino Bartali diceva gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, poi prendeva la bicicletta, inseriva nella canna della bici i documenti falsi per andare a salvare gli ebrei e si faceva Firenze-Assisi tra i frati e quel grand'uomo che era il cardinale Dalla Costa, e dicendogli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, però portava il suo pezzettino, portava il suo contributo, non era rassegnato. Ecco, la filosofia secondo me deve essere questa: dare una speranza a chi ci prova, e nella pubblica amministrazione dare un'opportunità a chi vuole fare meglio di prima, a chi vuole cambiare. Noi avremo un processo di digitalizzazione che cambierà totalmente il sistema della pubblica amministrazione. I nostri telefonini diventeranno il terminale degli uffici della pubblica amministrazione. Potrete pagare le tasse con il telefonino, come diceva Woody Allen, sempre tasse sono. Ho provato a pagare le tasse con un sorriso, ci ho provato, ma loro volevano soldi. Il meccanismo di cambiamento porterà ad avere un approccio totalmente diverso. Ma se il terzo settore spiega quello che può fare e dispiega la propria forza, la pubblica amministrazione, quella che non riuscirà a anticiparvi, e ci sarà anche chi vi anticiperà, sarà costretta a seguirvi, sarà costretta a fare meglio di voi, perché se c'è una grande lezione che viene dall'Italia è che quando qualcuno fa qualcosa, in tanti si lamentano, ma quando la gente vede che qualcuno sta facendo qualcosa, partono altri e cercano di fare meglio. E questa è la cosa che ha fatto grande l'Italia nel corso dei secoli e che io ne sono certo continuerà per anni a fare dell'Italia non il paese del declino, ma il paese che nel grande fenomeno di trasformazione della globalizzazione potrà giocare un ruolo straordinario. Il mondo chiede qualità e bellezza, quindi chiede Italia. E l'Italia è anche e soprattutto i valori che il terzo settore esprime. Quindi la risposta è non lo so, però ho cercato di articolartela in modo meno dubbioso di un semplice non lo so. Grazie. L'ultima domanda, così stiamo nei tempi. Guardando avanti, appunto, c'è la partita dei decreti attuativi, un secondo tempo importante quanto il primo, che si è chiuso il 25 maggio. I decreti che io spero veloci e coraggiosi, io ho già detto a Bob, per esempio, mi piacerebbe che l'informazione stia nei settori di attività dell'impresa sociale. C'è qualcosa di più di interesse generale dell'informazione? Cioè, ci vogliono sì, anche... però qui c'è conflitto di interessi, voto sì, di scambio, influenza del traffico, come si chiama? Influenza del traffico, che è la malattia, no? Traffico di influenza. Voglio dire, accompagneremo tutto questo secondo tempo. Allora, in particolare, diciamo, l'altro tema è quello delle risorse, perché possa sprigionarsi tutto ciò che di buono c'è nella legge delega, no? Per esempio, mi soffermo sul servizio civile, che è un tema importantissimo proprio per quanto riguarda il capitale sociale di questo Paese, la coesione sociale, l'investimento sui giovani. Sono già previsti nel 2017 190 milioni, che è un gran passo avanti rispetto a, diciamo, a qualche anno fa e anche rispetto a quest'anno o a due anni fa. Nel 2015, ricordavi tu, è stato già raggiunto un primo obiettivo, Bob, a 35.000 più qualche altro pezzo, siamo più altri 7.000, no? Esatto. Quest'anno si riesce... Scusa, 42.000 nel 15? Nel 2016 Io ho dato i dati 13-15, scusate, sì. Perfetto. Sono 35.000 nel 15, no? Sì, adesso no, devo cambiare le slide. Adesso si arriva a 42.000 con il bando appena lanciato. Sarebbe, diciamo, importante provare a fare già un po' di più, no? Provare ad andare a sfondare la quota di 50.000, magari facendo un bando straordinario, non so, su migrazioni, su periferie. Forse... non so se puoi dire qualcosa in questo senso. Inoltre, l'anno prossimo sono i 60 anni dell'Unione Europea, no? Magari anche lì un'altra, tu hai fatto il Migration Compact, che è importantissimo, diciamo, che tutti stanno discutendo e stanno apprezzando, magari anche sul servizio civile europeo arrivare, cioè che l'Italia lanci una proposta, cioè in nuce Odysseus, no?
che state studiando, ma lanci una grande proposta a livello europeo, potrebbe essere un altro tema importante. Sì, ma non prendo impegni su soldi e date stavolta, non perché non abbia paura. Sì, questa è una domanda che avevano concordato sicuramente a mia insaputa per chiudere sui soldi. Vi dico la verità, io sono in una fase ho deciso di darmi una moratoria delle promesse. Mi spiego. Tutte le volte che prendo un impegno è un modo per costringere poi il governo a arrivare a raggiungere l'obiettivo. Devo dire che fino a questo momento è andata bene, nel senso che abbiamo preso l'impegno di 80 euro e è andato. I mutasi prima casa è andato, IRAP costo del lavoro, superammortamento al 140%, legge elettorale, Jobs Act, articolo 18, non ve li faccio l'elenco. La legge sul terzo settore, il servizio civile, le cose che ci siamo dette. Sono andato da Fazio a dare un numero sul servizio civile e immediatamente Bobba è passato dall'incasso alla Ragioneria Generale dello Stato, credo la mattina dopo, era domenica sera alle 20 la trasmissione, Bobba alle 8 era fuori dagli uffici dell'RGS e della Ragioneria Generale dello Stato. Qual è il punto? Il punto è che però questo viene visto con un crescente sentimento di tutte le volte che c'è un impegno, anziché dire bello che il governo si impegni su un obiettivo, viene immediatamente visto promessa elettorale. E siccome in Italia si vota sempre, sostanzialmente, nel senso che si vota ogni tot tra elezioni amministrative, referendum e dintorni, io la vedo così. Vi racconto qual è la visione da qui al febbraio 2018, senza prendere impegni sui soldi, ma raccontandovi il film. Noi abbiamo un passaggio chiave che è quello del referendum costituzionale. Lì per me si gioca la partita tra un sistema di governabilità e un sistema di ingovernabilità. Poi c'è tutto l'aspetto della riduzione dei costi della politica, le questioni che più appassionano, anche se volete, l'opinione pubblica generale. Se tu vai a dire che finalmente riduci il costo e i posti della politica, è un fatto positivo. I senatori che hanno tagliato il proprio scranno, oltre che il proprio stipendio, hanno fatto un atto coraggioso. Ma non la metto su questo. Il referendum costituzionale vedrà il giorno dopo, se vince il sì, un paese dove chiunque vincerà potrà governare, chiunque vincerà le elezioni, che sia il PD, centrodestra, 5 Stelle, la Lega, la sinistra radicale, metteteci chi volete voi, chiunque vincerà potrà governare ed avere finalmente la possibilità di 5 anni di stabilità, e chi non vincerà farà l'opposizione e si preparerà a essere l'alternativa. Partendo dal presupposto che lei sta ancora molto qui, no, scusi, non ho visto se è messo, no, perché è piaciuto. Partendo dal presupposto che la cosa vada, che cosa accade negli ultimi 2 anni, anno e mezzo di legislatura? Tu hai un appuntamento cruciale, che è quello del 25 marzo 2017. Sotto presidenza di turno maltese, a Roma, si riuniranno i 28 paesi dell'Unione Europea per rilanciare il percorso dell'Unione Europea. Ne ho parlato l'altro giorno in Svizzera con François Hollande e Angela Merkel, ad esempio. È evidente che comunque vada il referendum su Brexit, l'appuntamento chiave per il rilancio forte dell'Unione Europea sarà a Roma nel marzo del 2017. Quindi la tua considerazione sul servizio civile europeo, sui valori da portare in Europa è molto azzeccata e puntuale. Quello sarà un appuntamento. Poi ci sarà l'appuntamento del G7. Ci saranno più G7 sui vari temi. Il G7 a livello di capo di governo sarà alla fine di maggio. Noi vogliamo farlo in una cornice che dia attenzione all'attualità, è ovvio, cioè ci saranno le questioni che in quel momento saranno prioritarie, ma che recuperi la dimensione del
un euro in cultura, un euro in sicurezza come elemento fondamentale della proposta dei grandi paesi. Quindi educazione pubblica e privata per l'Africa, per esempio, ne parlavo l'altro giorno con un importante manager italiano che è a capo di una grande azienda mondiale, non dirò il nome, Vittorio Colao, che mi raccontava cosa sta facendo la sua azienda in Africa in termini di educazione. Una straordinaria operazione di education bellissima con la fondazione Vodafone, con le iniziative che loro fanno. Coinvolgeremo le migliori realtà del mondo educativo, ma quell'appuntamento sarà un grande appuntamento. Allora, in quell'anno si tratterà, in attesa poi del passaggio elettorale del febbraio 2018, di costruire una prospettiva, una piattaforma, un'attuazione sui singoli temi della legge delega che sia in grado di far tornare l'Italia orgogliosa del proprio ruolo educativo, culturale e in qualche modo anche del proprio valore di capitale umano e di coesione umana. Finisco proprio su questo. Noi siamo in un luogo straordinario. Se non ricordo male, la Fondazione ce lo presentò l'altra volta. Ti dovevano raddoppiare il contributo. Dov'è il Presidente? Doveva raddoppiare il contributo? Gli ha raddoppiato il contributo? Vabbè. Non ho capito se hai fatto così o se hai fatto così. Triplicato. Patriarca scettico. Ma comunque grazie per quello che fate. La sistemo così per non aprire discussioni. Ma siete in un luogo meraviglioso. Questa è Lucca, una delle città più belle d'Italia. Quante città hanno luoghi straordinari che tengono insieme aspetti culturali, realtà del volontariato e dell'educazione, imprese sociali? Quanti di questi luoghi in Italia possono aiutarci a costruire un racconto diverso? Quanto i nostri valori di comunità possono essere la risposta a questo mondo fatto di paura, dove vanno a alzare i muri al confine dell'est europeo gli stessi che noi abbiamo salvato dall'isolamento al momento in cui è venuta giù la guerra fredda? Quanta bellezza possiamo tirar fuori? La conclusione del mio ragionamento è la seguente. Care italiane e cari italiani che con gli stivali date una mano durante le emergenze di protezione civile, che con la vostra tenerezza andate incontro ai ragazzini in difficoltà nelle periferie, che entrate nei carceri minorili di cui noi siamo fieri perché abbiamo la recidiva più bassa d'Europa, ma dove ancora la recidiva è troppo alta, che andate incontro agli altri nelle occasioni di disagio, di difficoltà, di disabilità. Care italiani e cari italiani che credete in questo mondo, dateci una mano a far passare i nostri valori non come residuali. Quando io vado al Consiglio europeo e li guardo dritto negli occhi e dico loro: io posso perdere un punto di sondaggio, nei sondaggi, posso perdere un punto di consenso, ma se c'è una donna che sta affogando, se c'è un bambino che sta affogando, se c'è un uomo che sta affogando, non me ne frega niente delle vostre paure. Noi italiani siamo quelli che andiamo e cerchiamo di salvarli. Noi italiani siamo quelli che ci mettiamo la faccia e tutto il resto e cerchiamo di dare una mano. Poi facciamo il Migration Compact. Cioè bisogna aiutarli a casa loro, certo. Bisogna andare a creare le condizioni di lavoro sulla cooperazione internazionale indecorosamente tagliata e finalmente restituita a una minima speranza dopo quello che abbiamo fatto con la nuova legge, anche questa approvata in questa legislatura. Ma care italiani e italiani che fate volontariato, smettiamola di credere a una cultura per la quale l'Italia è il paese in cui le cose non vanno mai bene. Abbiamo un sacco di problemi, vogliamo affrontarli, ma questo è un paese che ha dei valori straordinari, valori educativi, valori culturali, valori associativi, e questi valori fanno dell'Italia un punto di riferimento in Europa e nel mondo, non per merito del governo, ma per merito degli italiani, anche di quelli che non se ne accorgono, che non ci credono, che fanno volontariato a livello personale e non si rendono conto che quell'azione di volontariato sta cambiando la percezione dell'Italia in Europa e nel mondo. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.